Nella scorsa lezione, che potete ritrovare all'interno del canale YouTube e che consiglio vivamente di riguardare in modo da comprendere meglio la presente lezione, abbiamo parlato delle proiezioni ortogonali di un segmento. Abbiamo visto che un segmento, come una retta, può assumere inclinazioni differenti rispetto ai piani di proiezione PO e PV e abbiamo concluso che quando un segmento risulta obliquo, Rispetto a tutti i piani di proiezione, non riusciamo a vederne la vera lunghezza in proiezioni ortogonali. Per farlo, occorre ruotarlo in modo da portarlo ad essere dritto rispetto ad uno dei piani di proiezione o ribaltarlo sui piani di proiezione stessi. Per far questo, esistono tre metodi. Il metodo della rotazione il metodo del ribaltamento del piano proiettante e il metodo del ribaltamento del piano generico. Questa lezione è dedicata al primo di questi metodi, il metodo della rotazione. Utilizzeremo questo metodo praticamente in ogni occasione ed in generale esso è il metodo più utilizzato per determinare la vera lunghezza di un segmento. Supponiamo dunque di avere un segmento obliquo cioè inclinato genericamente rispetto ai piani di proiezione PQ, di cui conosciamo le proiezioni ortogonali. Per l'occasione utilizzeremo questo qui, tratto da un problema di distanza tra un punto e un piano. Possiamo scegliere di lavorare in prima o in seconda proiezione. In questo caso si sceglie di lavorare per esempio in prima proiezione. Puntiamo con il compasso in uno dei due estremi del segmento, per esempio nel punto Q', con apertura P'Q'. Facciamo compiere a P' un arco di circonferenza, fino a portarlo sulla retta parallela alla linea di terra condotta da Q'. Chiamiamo il punto trovato P' tra parentesi, cioè P' virtuale. Con questa operazione abbiamo disposto la prima proiezione del segmento in modo tale da essere parallela alla linea di terra e il segmento parallelo al Pv. Quindi saremo adesso in grado di vederlo in vera lunghezza in seconda proiezione. Troviamo ora la nuova seconda proiezione del punto. Mandando da P' virtuale una retta di richiamo perpendicolare alla linea di terra. Poiché il punto P ha ruotato solo orizzontalmente, la sua quota o altezza è rimasta invariata. Quindi, laddove la retta di richiamo condotta da P' virtuale incontra la retta parallela alla linea di terra condotta da P', là c'è la sua nuova seconda proiezione. La chiameremo P secondo tra parentesi, cioè P secondo virtuale. Unendo P secondo virtuale con Q secondo si otterrà la vera lunghezza del segmento. Se questo video vi è piaciuto, potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org/blog. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.